La chiesa di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta e la Cappella Puntaniana, due gioielli del centro storico di Napoli dopo il restauro che ha consentito il recupero delle facciate, gli interventi di adeguamento acustico, la rifunzionalizzazione della Cappella Puntaniana, l'impermeabilizzazione della cupola ed il restauro dello stemma araldico all'ingresso di altari, balaustre monumentali e dipinti su tela del XVIII secolo. La chiesa, che fu la prima della città dedicata alla Vergine, ha origini nel VI secolo come basilica paleocristiana su una struttura di epoca romana e venne ricostruita in chiave barocca nella seconda metà del XVII secolo su progetto di Cosimo Fanzago. La Cappella dei Pontano è un piccolo tempio di epoca rinascimentale risalente al 1492, commissionata dal famoso umanista Giovanni Pontano come tempio funerario per la moglie. I lavori sono costati 1 milione di euro per il terzo dei 27 interventi che verranno realizzati nell'ambito del grande progetto Centro Storico di Napoli per la valorizzazione del sito UNESCO. Abbiamo altri cantieri in corso, a breve avremo altre inaugurazioni, ma soprattutto è l'intera città che riavrà dei monumenti restaurati in sinergia con tante altre istituzioni, in un grande lavoro di cooperazione istituzionale. Con un lavoro di squadra, di cooperazione, in particolare Comune e Sovrintendenza, si stanno restituendo sempre di più i luoghi della cultura a una fruizione collettiva. In questo luogo poi in particolare ci sono sempre tante mostre, tante iniziative, tanti concerti. È uno dei luoghi più visitati del nostro centro storico, sempre più affollato di turisti, e quindi un risultato importante, lavori per circa 1 milione di euro che hanno interessato sia l'interno, le tele, gli altari, ma anche la facciata esterna. Quindi grande soddisfazione, andiamo avanti così e anche prima di Natale avremo altre novità di questo tipo.